della nostra città. Vi ringrazio per aver scelto la nostra città in un'occasione speciale, per questo che prendo velocissimamente la parola per poi passare al momento clou di questa giornata. Abbiamo tutto insieme a un gruppo di pazzi, a questo evento che l'abbiamo chiamata la salita dei campioni, e oggi abbiamo l'onore di avere qua in sala tanti campioni del mondo, diversi campioni del mondo e un campione del mondo speciale che poi il sindaco vi presenterà. Abbiamo creduto in questo evento della Testa Ticina. Faccio politica, quindi però la sicuramente.
Beh, io ringrazio perché allora io ho fatto delle gare di Formula 1, delle gare dei prototipi, le 1000 km 24 ore. Anche se è stata una 24 ore questo maggio, però l'importante è vedere la bandiera a scacchi, come sempre. Quindi questa è una bandiera a scacchi, quindi in un momento particolare in cui sì, seguo le corse perché sono appassionato, rappresento la mia piattaforma anche poi di imprenditore adesso. Però in realtà è un momento in cui si apprezza di più quasi che nei momenti di grande notorietà e successo in cui queste, chiamiamole onorificenze, sono più sentite e quindi automaticamente ringrazio, ma poi ringrazio perché, come avete sentito dalle parole introduttive, non è stata solo tra virgolette, una scelta del Comune di Trieste, ma anche del sostegno degli appassionati del motore, sia quelli del mio periodo heritage e sia quelli moderni attuali. Ho visto anche ieri molti giovani, ho visto anche adesso in piazza qui molti giovani, quindi automaticamente c'è stato un insieme di collaborazione per arrivare a questo momento che mi ribadisco di nuovo, non dico commuove da un punto di vista emotivo, ma certamente da un punto di vista di sensazione di rappresentare ancora qualcosa per una città come Trieste. Io mi sono sempre definito triestino di nascita, prima milanese di adozione, adesso parmense, che sono della provincia di Parma, e parmense di adozione, però il legame con Trieste nella mia vita familiare ho riportato mogli e figli nel tempo a vedere Trieste, quindi automaticamente questo link c'è, al di là poi del tappato umano. Grazie a tutti, grazie al Comune, grazie a un sindaco che, hai detto giusto, buca non solo lo schermo ma anche a livello personale, che non è male neanche quello, perché quando parli con la gente devi bucare anche in diretta. Ok. Io c'entravo, oggi avrei difficoltà, dubito che sareste entrati in una Formula 1 in ogni caso. Sono più alti di noi, più larghi di noi, e quindi potresti essere un giorno, magari se vuoi essere un ospite speciale, la feeling di provare cosa vuol dire vettere in Formula 1 della pista di Fiorano potrebbe essere un'opportunità. La prendo con una grande opportunità, grazie.